Ecco, voi avete detto comunque noi ci siamo già mossi per tempo per regolarizzare la nostra posizione, il Comune che ancora non ci ha risposto. Adesso cosa farete? Come reagirete al fatto che adesso ci sono i sigilli in questa sede? Intanto denunciando la Raggi, la denunciamo intanto per diffamazione perché ha detto delle falsità assolute, secondariamente per abuso d'ufficio. Non si può intervenire a gamba tesa, tutti quanti noi sappiamo che purtroppo a Roma ci sono centinaia e centinaia di occupazioni abusive di ogni ordine e grado, non mi riferisco soltanto al fenomeno dell'immigrazione che già basterebbe, non mi riferisco soltanto al fenomeno delle moschee abusive che basterebbe. Mi riferisco in particolare ai centri sociali, che non credo che paghino l'affitto, diversamente da noi che lo abbiamo pagato, e quindi vorrei capire qual è la ratio secondo la quale a 4 giorni dal voto di Ostia e della Sicilia la Raggi decide di mandare 4 vigili urbani di notte come i sorci di nascosto per non farsi vedere, per impedire qualunque tipo di dialogo, per arrivare alla soluzione di un problema che non riguarda la sindaca Raggi. E non riguarda, mi permetto di dire, neanche Fratelli d'Italia, riguarda un pezzo della storia di questa città, nei confronti della quale tutti, trasversalmente, sono sempre stati assai rispettosi, tranne lei, che non ha cultura politica, non ha storia, è un'improvvisata, è una cialtrona.